È come uno spostamento d'aria. Entra una vita nel mondo ed entrando il suo piccolo corpo ruba spazio a ciò che lì stava dove ora lui posa. Quell'aria a sua volta si sposta e spinge altra aria. È il domino della vita, la sua corporità che tocca. La vita generata sposta, spinge, genera a sua volta un movimento. Rilancia la prossimità verso un più distante mentre sorprende il mondo e la sua forma. Costretti ad accogliere quel nuovo, unico, che è la nascita. Un figlio viene al mondo. Il mondo si smisura davvero solo quando qualcuno nasce. La morte non restringe, non ritira. È piuttosto un buco allo stomaco, una sensazione di vuoto. Ma colui che non c'è più, c'è ancora, perché c'è stato. Ancora occupa in qualche modo quello spazio. E allora poco deve spostarsi. La nascita invece deve entrare, e lo fa uscendo. Meraviglioso gioco contraddittorio. Chi non c'è mai stato finora e ora è, allarga il mondo, che si gonfia nel modo dello stupore, come si gonfiano gli occhi per la creatura. Weccala, cari amici. Cosa hai detto? Weccala o un'altra roba? Wecca. In vacca. In vacca all'amore. È la terza volta che rifacciamo la puntata perché qua gli spilorci non pagano. Ragazzi, annunciamo assolutamente che Brodo di Becchi era in rosso, si dice? Sì, al verde. Al verde, pensa a te come sei colori. E quindi sì, avevamo dimenticato di pagare l'abbonamento a Spreaker, che sono cari d'accidente, e quindi non ci facevano registrare. Non ringraziamo gli amici di Spreaker. Chi lo ci ascolta? Ma lucro le basi. Comunque, ragazzi, adesso lo dico e richiediamo il vostro supporto. Perché, non lì ho fatto una gaffe enorme, perché avevo iscritto Brodo di Becchi a un contest via radio, solo che avevo sbagliato il nome della radio.
E per quello non ci eravamo riusciti. Nel senso che io pensavo fosse Radio Spreaker, invece, cioè, pensavo fosse un contest di Spreaker, invece era un contest di Radio Spreaker. Ah, ok. Boh, un'altra roba. E quindi niente, alla fine non ci siamo iscritti, se no sicuramente avremmo battuto ogni record, chi che sia. Ma a proposito della lettura che ci hai proposto all'inizio, ormai partiamo con le tue letture e la tua voce da romanzo criminale. Sì, e tu la fai sempre a fine metà. Sì, io sempre a fine metà, infatti te ne proporrò una e ci sarà molta casualità probabilmente. Cosa stai preparando? Hai detto casualità? Sì, è la puntata del caos. Questa. È la puntata del caos cosmico. Cosmico caos. E a proposito di caos, mi viene in mente la nostra amica Rosalba. Giusto, no, mi hanno fatto morire. Pippa. Qualcuno mi ha scritto: Matteo, sei ridicolo perché ti tieni dal dire Pippa quando tu minuti prima hai detto le peggio cose. Quindi stavolta qua lo dico. La nostra amica Risa, che in verità si chiama Rosalba Pippa, che ci ha casualmente ascoltato e mandato un audio messaggio dopo la puntata scorsa di Infusi Rumori, oppure Rumori Infusi, che non avete ascoltato tanto. Ripassate. Io ho uno spirito critico perché devo dire perché che non mi piace... Perché sei pazza, Simona! Cazzo! Sì, è la verità! Sei pazza! Allora, facciamo una cosa. Perché sei pazza, Simona! Cazzo! Perché sei pazza, Simona! E va avanti. E va avanti altri 10 minuti. È un monologo. Un monologo di Arisa Pippa. Arisa Pippa. Però abbiamo per voi un puttanavend veramente quasi pronto. Sì, sì. Sketch dopo sketch, estate dopo estate, praticamente dopo tutte le Simone cazzo che troviamo su internet. Un saluto a tutte le Simone all'ascolto. Cazzo. No, è la nascita, ma siamo partiti dalla siamo nascita. Partiti dalla nascita, no, siamo partiti no. Dalla nascita, era una lettura che avevo in serbo, da non molto tempo, ma ce l'avevo lì. Effettivamente avevamo parlato appunto di testi biblici e ritualità religiosa, sì. Per cui se non era nascita, l'altra volta era rinascita o resurrezione. Rinascita, diciamo. È vero. Siamo partiti dalla nascita, poi oggi era il compleanno di mia cugina, e quindi le ho scritto una cosa e oggi mi ero messo a rileggere questa lettura qui che avevo preparato già l'altra settimana. Poi l'altra settimana secondo me era un po' fuori posto e allora l'ho riletta oggi. La creatura dagli occhi gonfi. La creatura dagli occhi gonfi, cavolo, è incredibile. È incredibile questa cosa qua. Ma mi è piaciuta molto, sta buono. Raccontateci, avete fatto nascere qualche animale anche voi? Qualche vitellino con la nonna? Avete nascosto nel meando più impensabile della vostra casa il vostro cordone ombelicale? Ma quanti cordoni ombelicali? Qualcuno mi sa che tiene. Si tiene il cordone ombelicale? Sì, è una cosa un po' macabra. Secondo me non piacerebbe molto. Neanche a me. Però dicono, almeno no, un po' gli integralisti dicono che sia più naturale far sì che non venga tagliato, perché nascere con una cicatrice è effettivamente qualcosa che ti porti poi, cioè, a livello somatico, psicosomatico, può essere un'interpretazione. Solo che se magari porta... È una chiave di lettura interessante questa. Sì, magari porta germi, porta... cioè bisogna farlo con un minimo di coscienza. Quali sono le cose dopo germi? Germi, E comunque recentemente, a proposito di integrità o integralismo, mi hanno detto che io oscillo o vacillo tra integrità e incoerenza. Ed è abbastanza vero, è abbastanza vero questa cosa. Del tipo che a volte magari ti rimbrotto su il tuo essere un po' così spensierato, bla bla bla. Volevi dire stupido? No. Su magari il tuo essere molto lascivo, non so, nelle compere o in chi ne ha più ne metta. Salutiamo la mamma di Matteo che salutate. Approva tutte... Martin. Che non sa che mi stanno tagliando la luce oltre che Spreaker i rubinetti. Sì, anche perché dovete sapere che io mantengo praticamente poi magari detto. Compro su Amazon un aspirapolvere all'anno, cioè, fighi. È inconcepibile. Quindi sei incoerente e integro. Sì, sì. Possono coesistere queste due cose, io credo. Dici? Sì.
Magari è perché idealizzo un po' quello che vorrei essere e in realtà poi mi sperdo nei meandri. Può essere, io penso invece di essere abbastanza coerente e caotico. Quindi, secondo me possono coesistere entrambe le cose, Ci ovvero sta, che ma è un uno può bergorzo. essere una grande, può avere una grande coerenza, no? Di pensiero, di azione anche. Poi comunque è molto difficile essere coerenti, sicuramente. Anzi, le persone C'è che incoerenza in ostentano, coerenza. certo, ostentano la coerenza sono sempre poi quelle più attaccate. Io credo che si manifesti con cosa prendi la Bibbia, Ma dopo si questa manifesti canzone. nei comportamenti, nei pensieri, nelle persone che ti tieni vicino anche. Dopo la mia canzone, ora devi scegliere quale dei due racconti ti concederò. I Va bene, metto una canzone. tre ponti o la tegola e lo specchio? La tegola dello specchio sicuramente. Va bene, anche se ti ci rivedevo molto di più nei tre E ponti. allora sceglierai tre ponti. Ma home. The troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world. Going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world. The troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world. Going home.